alla mia sinistra è Emilio Motta. Facciamo un applauso, lo ringraziamo. Alla mia destra Cinzia, che è la nostra star, che è già stata con noi, distinguendosi nello stare con noi. E poi Tullia Bartolini, la poetessa, amica e nutrice. Inizio le parole. Questa è tua. Fatto lo scambio. Ah, hai fatto lo scambio, io volevo quello suo, che volevo dire in che cosa è la nutrice. Ah! Perché io no, poi lo questo me lo sì, guardo, questo no, è tuo, no, Nutrice di poetico verbo. Ah. Così l'hai chiamata. E non me lo ricordo. Quella dedica, certo, le dediche cambiano sempre, sono fatte all'impronta. Non si ricorda, non l'ho letta la mia, però. Grazie. Abbiamo cominciato in questi giorni un ciclo sulle mancanze. L'abbiamo cominciato sabato scorso a Recanati, quando abbiamo presentato il libro di Marco Di Meola, che è la traduzione del suo blog, e lo abbiamo presentato nel Centro Mondiale della Poesia di Recanati, Giacomo Leopardi di Recanati, e abbiamo parlato quindi di questo straordinario giovane poeta che è stato e che è, perché i poeti poi non muoiono quando finiscono le loro vite terrene, che è Marco Di Meola. In quell'occasione io avevo avuto da Rosanna Fappiano, che oggi non c'è, avevo avuto da lei la cortesia di leggere il libro del figlio di Norma Stramucci, questa poetessa marchigiana di Recanati, che ha scritto un libro molto bello sulla mancanza di un figlio, che lei ha perso un figlio giovane in un incidente automobilistico, un incidente con la motocicletta, e si chiamava Andrea. Oggi parliamo anche oggi di una mancanza, importante, che è quella di Giovanni. Io ho unito, sarà qui anche il posto, anche lì c'è un posto, ho unito queste tre mancanze in un piccolo post del mio blog che si intitola Risveglio, parlando di Giovanni, che avevo conosciuto attraverso il libro che mi è stato gentilmente donato da Tullio. Andrea l'avevo conosciuto attraverso il libro della mamma Norma Stramucci e Marco l'avevo conosciuto più di un anno fa, grazie all'azione di un gruppo di giovani cerretesi che ci avevano messo in contatto, e poi abbiamo realizzato quel volume che voi conoscete, quello di Marco Di Meola. Quindi in realtà noi abbiamo cominciato a parlare di questo tema già da qualche giorno, l'abbiamo fatto appunto a Recanati parlando di Marco, in quell'occasione abbiamo parlato di Andrea, il figlio di Norma. Il post del mio blog, appunto Risveglio, e il penultimo post parlava di questo argomento. E oggi parliamo di un altro straordinario esempio, grazie al fatto che siano state recuperate le sue opere poetiche, le sue un acrostico, e poi ci sono delle rime che sono particolarmente insolite per un giovane, perché questo ragazzo, Giovanni, ci sono i genitori, li ringraziamo molto di essere venuti oggi ad ascoltare questo nostro incontro. Giovanni era uno scrittore di dolce stil novo, un artista tra il medievale e il rinascimentale, che è riuscito, grazie a questa sua delicatezza, a questa sua capacità di sintesi, ma una sintesi un po' fuori dal tempo, che al tempo stesso è dentro il tempo, a darci un'idea di bellezza. Io, grazie anche alle straordinarie... Adesso mi sono perso tutto perché mi siete presi i miei appunti. No, stanno qua, non me li siete presi. Meno male. Devo dire, ci sono nel libro di Giovanni Salemme, Al di là del cuore, questo libricino che trovate solo tra le mie mani, perché non credo vi siano copie del libro di Giovanni. Sì, non credo, no? Ci sono delle copie di Giovanni? Ci sono. Ah, vabbè. Possono comprare su Instagram. Ok, perfetto. Quindi chi lo vuole acquistare lo può fare. C'è questa bellissima introduzione di Tullio Bartolini sul tempo, la bellezza, appunto la poesia medievale di cui parlavo prima. C'è Giancarlo Verginio che fa una introduzione anche lui particolarmente ricca in temi dell'empatia,
l'amore secondo il dolce Stilnovo, il tema del dolore, il tema del mondo surreale. Il mondo surreale è anche una delle opere di Giovanni. Il tema della forma, il tema del pudore, di cui parla Giancarlo a proposito di Galimberti, il tema dell'invidia, nel senso etimologico, dice Giancarlo a proposito del veder contro, no? L'invidia etimologicamente significa questo. Il tema del sacro, della religiosità, il volontariato e l'impegno civile di Giovanni, e questa sua solidarietà disinteressata, parla dei cattivi maestri, quindi anche dei buoni maestri, il tema della vendetta e il tema del non arrendersi, che mi è piaciuto molto, perché io tanto tempo fa scrissi una cosa su questo argomento: non arrendersi alla volgarità dei tempi, dice Giancarlo. E Giovanni è un esempio di non arrendersi alla volgarità dei tempi, cioè l'essere alla moda, essere per forza un consumista di qualcosa che ti impongono o ti convincono che sia migliore di quel che fai tu. Poi c'è Simone che parla anche, ecco, Simone parla proprio direttamente, è un amico e parla direttamente, Simone Savoia parla direttamente della mancanza, parla della gita alle grotte di Caccaviola, che sono a pochi passi da qui, a Cusano Mutri. Molti di noi l'hanno fatta questa gita, una gita bellissima, che se non l'avete fatta vi consiglio di fare. La sua curiosità vorace, e parla di cantare una canzone per non dimenticarti più. Ci dovrebbe dire qual è la canzone che amava Giovanni, per poter poi evocarne il suono. Poi abbiamo un musicista, che non so se potremmo chiedere improvvisazioni, ma è un musicista classico. Poi si dice: è l'idea apice da tenere sul cuore. E poi invece c'è Cinzia, altro argomento della mancanza. Io faccio questa brevissima sintesi iniziale, poi do a loro la parola, sono molto più bravi di me, quindi ho loro il compito di illustrare ciò che hanno da dirci. Il desiderio di un figlio, che è diverso per un uomo e per una donna. Ognuno qui avrebbe molte cose da dire sul desiderio di un figlio. Io, che ne ho uno solo, appunto, devo dire che il tema del desiderio del figlio è un tema, come dici tu, è il tema della complessità della coppia, ma è anche il tema della complessità in generale dell'essere umano, nel dialogo o non dialogo con se stesso. L'atto generativo come antica dicotomia tra il naturale e l'artificiale, di cui parli tu, il potere della tecnica che ha cambiato le cose, quindi la tecnologia biomedica dagli anni 70 in poi, il tema del controllo che queste tecnologie creano nei confronti delle persone e sulle persone. Tante persone le rifiutano dopo che tu lo dici, dopo aver aderito a dei protocolli biomedici, poi rifiutano nascita eterologa, quindi in qualche modo poi prendono le distanze da ciò che si fanno, forse perché sono condizionati, che abbiamo un amico caro medico legale che ci può dire parecchio su questo argomento. Il tema della multidisciplinarietà e dell'Occidente, quindi le ricadute etiche, sociali, psicologiche di cui parli tu, ma le ricadute anche giuridiche, sono innumerevoli anche le ricadute giuridiche. Il problema delle differenze di genere, anche questo è un altro tema, un tema enorme, che andrebbe affrontato solo con un approccio solo a questo tema qui, certo, delle differenze di genere. La scissione tra mezzi e fini, di cui parla Galimberti, anche questo io sono convinto che quello è un tema, io scrivo da tempo che oramai si è giunti a un punto in cui occorre non pensare più al fine che giustifica i mezzi, ma al mezzo che giustifica il fine, perché la modalità con la quale si fanno determinate cose diventa decisiva ai fini del farle in un certo modo. E i racconti dolorosi che sono contenuti nelle Nutrici di sé, che sono qui all'ingresso, un viaggio nella complessità generativa. Ma quel che mi interessa maggiormente dire, e faccio solo un piccolo spunto legato a e sui racconti dolorosi che sono contenuti in questo libro. I racconti dolorosi, partendo dal tema ovviamente della mancanza. Dal tema della mancanza, abbiamo detto che la mancanza è una mancanza diversa tra uomo e donna, padre e madre, no, e tra il pubblico. I racconti dolorosi di questo libro, attinenti ai temi della mancanza, ovviamente hanno una finalizzazione diversa a quella di cui ci parlerà Tullio, ma tendono poi a convergere queste due mancanze.
Nel tuo libro tu parli di racconti dolorosi, sembra che sono sempre dei racconti molto retroattivi, cioè per parlare di sé oggi dobbiamo fare proprio un gran salto indietro, siamo un triplo salto mortale, andare molto indietro, per poter giustificare o meno le cose che accadono nel nostro presente. Però noi oggi, io vorrei dare, se siete d'accordo, un taglio molto legato proprio all'argomento mancanza. Nel caso Totti ha trovato quella poesia di Luzzi che ci parla appunto di che mancanza stiamo parlando, perché poi noi cerchiamo di coprire, anche attraverso la generazione, cerchiamo di coprire dei bisogni, dei vuoti, delle nostre esigenze, dei nostri desideri. Poi questi bisogni, questi vuoti, questi desideri a volte sono coperti da ciò che riceviamo, cioè i figli che sono il nostro dono, a volte questi figli poi possono essere, come nel caso che ho raccontato poc'anzi, di Giovanni, Andrea, Marco, dei figli che ci vengono sottratti dalla sorte. Parliamo quindi del tema della mancanza generativa in questo senso, cioè del rapporto tra genitori e figli, ma proprio una pillola di saggezza iniziale, così poi cominciamo direttamente con le poesie. Passiamo direttamente alle poesie e chiediamo a Emilio di accompagnarci con la musica. Mancanza, generazione, rapporti, genitori. Vabbè, dunque il discorso è complesso. Anch'io avevo immaginato appunto un viaggio che parte dal desiderio, ma il desiderio parte da una mancanza, perché si desidera ciò che non c'è. In questo, come dire, poi tu hai ben detto, si situano varie situazioni, tra cui quella di non riuscire a avere figli e quindi quella di fare l'esperienza della PMA, insomma l'inseminazione artificiale, che tra l'altro prima di tutto non sempre riesce, ma come dire, apre scenari che sono proprio quelli poi legati al tema natura-cultura, natura-bene, cultura nel senso di artificialità-male, sempre tra virgolette. Ma poi andiamo avanti al tema, diciamo, del nido vuoto, no? Quello che poi ha a che fare con quel periodo della vita in cui, dopo aver accudito i figli vanno via, e quella è un'altra esperienza di mancanza, perché è un doversi in qualche modo riorganizzare a partire appunto dall'essere nutrice di figli a non poterlo essere più, quindi esiste tutto questo tema della sindrome del nido vuoto, fino ad arrivare, diciamo, alla tematica del lutto, che è poi la mancanza per eccellenza, no? La mancanza indicibile, perché è qualcosa che ci mette di fronte a un totale sconvolgimento del senso, perché chiaramente va contro quello che è il problema della generatività, no? La generatività va in avanti e quindi il figlio dovrebbe essere morire dopo, no? Mentre invece, se poi, insomma, questo poi magari dopo lo approfondiamo, se il discorso diventa ciclico e quindi lo guardiamo in un altro ordine, forse possiamo anche creare una pensabilità rispetto al tema del lutto. Però mi taccio, perché mi sembra che voi... Sì, vorrei presentare Giovanni, quindi adesso diamo a Tullio il compito di dire, perché la letteratura dà questa opportunità a Giovanni di essere qui con noi, certo. Tullio ce è la sua interprete, e quindi adesso ci dà un po' di Giovanni. Confesso di essere molto emozionata, perché chi mi conosce bene sa quanto ci tenessi a questo incontro, a questo momento. Giovanni Salemi è un ragazzo che un anno e mezzo fa ci ha lasciati, un destino avverso proprio l'ha strappato a tutti i suoi progetti. Era un ragazzo avviato alla carriera dell'insegnamento ed era un appassionato di letteratura e di poesia medievale. Tempo dopo i suoi genitori hanno ritrovato nel suo computer 21 madrigali che Giovanni aveva intenzione di pubblicare, tanto è vero che aveva anche immaginato già una copertina possibile per questa pubblicazione. E quindi i genitori hanno deciso di mettere insieme questi 21 madrigali, anche corredati da diverse fotografie che Giovanni aveva scattato nel corso del tempo e che sono tutte contenute in questo volumetto. Tra cui anche le gole che lui aveva visitato, di cui abbiamo parlato. Questo volumetto ha come titolo Al di là del cuore, un titolo che ha scelto Anna, la mamma, che saluto insieme a Francesco.
Saluto anche Ilaria, la sorella di Giovanni, che non è qui con noi perché ha un incarico di rilievo al Nord Italia e quindi non ci ha potuto raggiungere, ma che comunque manda anche lei i suoi saluti e virtualmente è qui con noi. Dicevo, 21 madrigali che sono redatti in uno stile molto particolare per un ragazzo dei nostri tempi, perché Giovanni, che era un cultore di poesia medievale, ha scelto, come tu dicevi prima Felice, lo stile nuovo. Sappiamo che questo genere letterario, che nacque alla fine del 1200, era un genere di rottura rispetto a tutti quelli che lo avevano preceduto. Non cantava i mali d'amore, l'amor cortese, ma cantava questa donna angelo, questa donna oggetto di un amore inattivo, di un amore impossibile, che però poteva elevare l'uomo verso Dio, poteva fungere da tramite verso quello che possiamo definire assoluto. E anche se noi guardiamo le foto che Giovanni scattava, vediamo che c'è proprio questa tensione verso l'assoluto, verso qualcosa che è ineffabile, che non è di facile decifrazione. Ecco perché io presumo che, a prescindere dalle sue passioni letterarie, Giovanni abbia scelto lo stile nuovo, perché, come diceva Goethe, riusciva, lo aiutava, ecco, descrivendo l'eterno femminino, a dar forma all'informe e a rendere in realtà l'ineffabile. Ed è questa l'operazione che lui fa attraverso dei versi che sono veramente delle piccole gemme, sono studiati, sono dei versi sottili, a volte anche oscuri. Giovanni utilizza endecasillabi, utilizza metafore, parole simboliche, anche termini dal doppio significato. C'è, come dicevi tu prima, c'è anche un acrostico che cela e svela il nome di questa donna angelo, che appunto è il tramite verso qualcosa che va oltre questo nostro quotidiano, che va oltre le nostre mancanze, le nostre meschinità, tutto quello che ci porta via. Tra l'altro, chi ha conosciuto Giovanni Salemme, i miei figli erano suoi amici, sa bene che non si trattava di un ragazzo introverso che componeva chiuso nelle sue stanze. Era un ragazzo coltissimo, chiunque lo abbia conosciuto può testimoniarlo, ma curioso, appassionato della vita, e questo dai versi viene fuori, così come, ripeto, anche dalle fotografie. Amava viaggiare, le sue passioni erano tantissime, era pieno di amici. Tra l'altro, basta guardare qualche immagine contenuta nel libro per capire che si trattava anche di un bellissimo ragazzo. Eppure questo ragazzo sceglie, per esprimere il proprio sentire, un poetare apparentemente anacronistico, ma per le ragioni di cui ho parlato. Era tentato dall'assoluto, è evidente. Anacronistico poi perché oggi si fa poesia utilizzando il verso libero, lo sappiamo, no? Quel verso che non sfugge a delle gabbie che sono gabbie metriche, non si cerca più la rima, non si crea in endecasillabi. Ma non è anacronistico questo poetare, perché in realtà attraverso questo stile metrico Giovanni si è posto al di là di un flusso lineare, se vogliamo, anche del tempo, dello scorrere del tempo, ha scelto un ritmo atemporale che lo porta al di là del passato, del futuro, del presente, e lo consegna realmente, infatti ce lo riconsegna al di là del tempo anche oggi, lo ha restituito in qualche misura a chi gli voleva bene. E poi questa è la grande scommessa dell'arte. Cioè, quello che mi premeva dire è che la mancanza è mancanza, c'è poco da fare, no? Mancanza di quello che avrebbe potuto essere non è stato, come nei casi di cui ci parlerà Cinzia. La mancanza è proprio uno spazio bianco che è difficilissimo riempire, a volte anche di significato, quando ci travolge in questa maniera talmente dirompente che non riusciamo più nemmeno a darci una risposta. Però c'è, può esserci, e questa è la grande scommessa dell'arte, o il grande potere dell'arte, in questa mancanza una sorta di bellezza collaterale che ha a che vedere con la resilienza. Cioè, l'arte ci può restituire quello che non c'è più, in qualche forma. In più c'è un'altra cosa che va detta, perché c'è anche una bellezza collaterale più concreta di quello che immaginiamo. Giovanni era molto attivo nel sociale, era una persona molto attenta alle tematiche sociali, e ben sapendolo i familiari hanno deciso di devolvere il ricavato della vendita di questo volumetto in beneficenza. Parte del ricavato della vendita di questo libro è stato devoluto ad una Onlus che è molto attiva nel paese africano,
E questo Ollus aveva espresso la volontà di alcune donne di un villaggio che, se non erro, si chiama Batinoma, di avere un mulino per poter macinare il grano, il miglio e per poter garantire un'alimentazione più corretta ai bambini del villaggio, agli anziani del villaggio, a se stesse e agli abitanti del villaggio. C'è un dato tremendo che sfugge più delle volte, che ogni giorno nel mondo muoiono 24.000 persone di fame, di stenti, di sete e di tutte le malattie collegate appunto alla fame e alla sete. Ebbene, in questo villaggio, grazie al libro di Giovanni, alle poesie di Giovanni, all'arte di Giovanni Salemme, questi bambini potranno nutrirsi in modo più sano. Quindi pensate dove è arrivata questa poesia, no? Che percorso ha fatto fino ad arrivare in un villaggio sperduto di case di fango e di tetti di paglia, e dove può arrivare la bellezza collaterale? Ci sono dei bambini che potranno nutrirsi meglio, che potranno magari garantire a se stessi una qualità di vita migliore. E questo è il grande busillis dell'arte e della poesia, per cui l'arte nell'oscurità della mancanza può accendere una luce che ha a che vedere con questa bellezza che io amo chiamare bellezza collaterale a dispetto di tutto. Io credo che ai versi di Giovanni questo risultato lo abbiano prodotto sia in chi gli voleva bene, in chi lo conosceva, che in chi non lo ha mai conosciuto e è tanto lontano da noi, perché in qualche modo beneficerà di questa forza e di questa luce nonostante tutto. Senti, vogliamo leggere qualcosa di... Sì, io volevo ringraziare Antonella Rosa per aver scelto questi versi di Mario Luzzi dedicati alla mancanza, che sono bellissimi e fanno anche capire quanta letteratura, saggistica e poesia si sia occupata sempre di un argomento così delicato. È proprio stato un bel esergo per iniziare l'incontro. E volevamo leggere dei versi tratti da Al di là del cuore di Giovanni Salemme. Sì. Mentre vi vedo, tutto si dissolve, anche quando io vi sogno soltanto. Rara la vostra luce che ora solve in me qualsiasi paura e pianto. Adesso il bel profumo dell'amore entra sì piano e senza far rumore. La gioia più non riesco a controllare e mi domando dove foste prima. Nel mio cuore tutto chiaro appare. Amo soltanto voi in ciascuna rima. Bene, facciamo un applauso. Giovanni. Sì. Sentiamo... Thank you.
a proposito di Esergo, nel libro di Cinzia, Cinzia riporta una lunga espressione del pensiero di Jung, lunga rispetto all'Esergo tradizionale, è quasi un pregiudizio assurdo supporre che l'esistenza possa essere soltanto fisica. Come dato di fatto, l'unica forma di esistenza di cui abbiamo conoscenza immediata è quella psichica, cioè della mente. Possiamo altrettanto dire, al contrario, che l'esistenza fisica è mera inferenza, dato che abbiamo cognizione della materia solo fin tanto che percepiamo immagini psichiche mediate dai sensi. Questa introduzione di Jung ci aiuta un po' forse a passare dal ragionamento che ha fatto poc'anzi la nostra Tullia a quello che vogliamo dire parlando delle nutrici di sé, che tu hai, un libro che tu hai realizzato in compagnia di altre due. Sì, ha una genesi un po' particolare, in quanto nasce molto tempo prima da come dire, un interrogativo fatto tra amiche che non avevano avuto figli, tra cui io, e poi siamo partite da questo e abbiamo poi fatto delle interviste a donne che non avevano avuto appunto figli. Dopodiché questo libro è stato abbandonato, anche forse per una questione di dolore personale, perché mi sono resa conto che appunto il desiderio della generatività è un desiderio così profondo e fondativo, soprattutto in una donna, ma anche in un uomo naturalmente, che quasi ce ne siamo dovute allontanare dopo aver fatto questo tipo di lavoro più, diciamo, tra virgolette, giornalistico, va per dire, nel senso di inchiesta proprio, no? Sul tema del desiderio dei figli. Dopodiché io invece, che sono, puoi dire, forse sono appunto una persona che non ama lasciare le cose sospese, mi sono impuntata e ho ripreso in mano questo libro e quindi poi in qualche modo ho sentito il bisogno di partorirlo e quindi me ne sono fatta io stessa levatrice, quindi poi l'ho riscritto attraversando questo interrogativo, riproponendolo a delle idee, le idee che in qualche modo dovevano rappresentare per me l'idea appunto di questa sfaccettatura del femminile, no? Della complessità, e naturalmente poi l'ho intriso di, diciamo, di analisi junghiana, ecco, diciamo che io per giusto e per correttezza ho messo i loro nomi chiaramente anche in prima fila, però diciamo che questo libro poi è stato tutto ripartorito da me. Quindi in capisci che la mano è unica, si vede, sì, la mano certo, questo, per questo poi sono io qui, e in qualche modo poi il tema appunto si complica proprio perché affronta anche un tema così delicato come quello, diciamo, della mancanza e del lutto, come dicevamo prima, e quindi abbiamo deciso di allargare un po' il discorso. Veramente sono stata anche io, perché io non amo fare le presentazioni normali, uno scrive il libro e poi fallire. Mi faceva piacere, ho chiesto appunto a Tullia di allargare, anche perché poi l'editore è lo stesso mio, perché poi l'ho consigliato io per questo ragazzo, dato che appunto Pasquale Testa è una persona molto sensibile, molto, insomma, molto carina, e allora io dissi a Tullia: guarda che mi sembra la persona giusta, e quindi mi fa veramente immenso piacere raccogliere anche questa doppia anima in qualche modo della mia scrittura, che si legava perfettamente con il tema. Qual è il lutto nel tuo libro? Allora, il lutto intanto è il lutto del desiderio, no? Quindi come dire, se vogliamo possiamo partire stando nell'arte, nelle immagini belle che ha descritto Tullia, potremmo pensare alla Madonna del Parto di Piero della Francesca, che in qualche modo sulle sue ginocchia vuote regge appunto il peso di un desiderio che poi è quello di la fine che conosciamo, no? È il figlio che muore in qualche modo, e nella Madonna del Parto è prefigurato dall'espressione, diciamo, estremamente triste della Madonna, no? Pensoso, non so se ce l'avete presente, è un quadro meraviglioso. Questo per dire che in qualche modo dentro al desiderio è già insito la perdita, perché il desiderio è un rischio, perché nessuno ci garantisce di realizzare il desiderio. E quindi
tornando al tema della maternità, quando desideriamo un figlio, come dire, lanciamo una freccia lontano, ma non sappiamo se poi in qualche modo le condizioni ci permetteranno, no? E di realizzare quel desiderio, quindi quando, che poi ci sembra così naturale, cosa più ovvia di fare un figlio, no? Sembrerebbe una banalità. In realtà, quando poi invece accade di non poterne avere, ripeto, senza entrare nelle storie personali, in qualche modo si deve riscrivere il proprio essere al mondo attraverso se stessi, e questo nutrisci di sé, che poi è senza accento, perché e sia nutrisci sé, diciamo, può accadere di esserlo. Questo devo dire non è merito mio, ma è merito della filosofa che io avevo messo sé con l'accento, molto grammaticamente corretto, però giustamente poi abbiamo deciso di togliere l'accento e di dare questo diciamo questo modus diciamo dubitativo, no? Proprio perché appunto nutrisci sé, ma nutrisci anche di sé. Questo è stato un po' il gioco linguistico. E quindi dicevo, senza figli o si cade in un senso di depressione e di mancanza, di nido vuoto, come dicevo prima, oppure si riparte per una, come dire, risignificazione del proprio sé, no? E quindi una riscrittura, in qualche modo questa ne è la prova della mia generatività. In qualche modo si possono mettere al mondo tante cose, ne parlava prima Tullia addirittura, no? Addirittura attraverso la morte di un ragazzo che aveva tanto da dare, però questa sua, come dire, produzione immortale ha portato fin da un'altra parte a nutrire altri esseri umani, no? Questo per dire quanto si può allargare il tema sia del desiderio che del generale. Le storie che tu racconti, ce ne sono alcune che sono molto drammatiche, in realtà sono tutte, qui ci sta una grande, fare i conti con dei genitori complessi, con dei genitori, con dei rapporti genitori-figli che sono particolarmente problematici. Certo. E da lì nasce proprio spesso anche questo desiderio di non ripercuotere quell'esperienza negativa su dei figli, su delle esperienze vitali che possono essere danneggiate da quello che noi abbiamo provato precedentemente. Questo è un altro aspetto del lutto, diciamo così, l'altra faccia del lutto, un lutto che si consuma prima, cioè come se ci sono dei genitori che non riescono a trasmettere ai figli quell'affettività che poi dà loro la capacità generativa, ne parlo di un fatto semplicemente ovviamente psicologico, non parlo di un fatto, di un fatto che fisico. Che poi a volte si possono coincidere. Possono anche, aspetti, tu lo dici anche nel libro. Esatto. E poi diventa una sorta, dice bene Virginia, una sorta di vendetta poi in questa rinuncia al figlio, che è un'esperienza straordinaria, quella del figlio. Tu hai partorito le nutrici di sé, ma dico, è comunque un'esperienza straordinaria, anche per un padre è un'esperienza, certo, straordinaria, ovviamente tu ci hai riconosciuto una certa parità di trattamento in questa cosa, effettivamente è una cosa completamente diversa. Certo, non ho approfondito, non è approfondito questo, però hai molto analizzato però il rapporto madre-figlia in questo, esatto, in questo periodo. E c'è anche una coppia madre-figlia oggi qua tra noi, quindi la coppia madre-figlia potrebbe ascoltarti con particolare, certo, interesse. Beh, diciamo che il rapporto madre-figlia è estremamente delicato e complesso, ma ha a che fare appunto con questo discorso della ciclicità, perché in qualche modo mentre un uomo non contiene il proprio figlio, una madre contiene la figlia, ma una figlia contiene la madre, perché in qualche modo, se vediamo nel discorso della circolarità, come dire, i due poli coincidono, e tant'è che io in qualche modo mi riferisco, interrogo molto questo mito che è quello di Demeter Core, no? Dove appunto questi due poli, la storia forse, non so se tutti la conoscono. Il mio post di oggi parla di, si chiude con Demeter Core, dopo aver letto il tuo libro si chiude con Demeter Core. Ah, benissimo. Proprio perché è un mito molto, soprattutto per chi conosce bene i temi agricoli, ovviamente. Il mito di Demeter è praticamente carico. O c'era, insomma, romana, Demeter, la greca,
dove in qualche modo viene rapita da Ade come fanciulla, perché poi come lo zio, sì, si è tutto zio molto incestuoso, sì, diciamo, beautiful, diciamo, si è ispirato, perché siamo sempre in tema incestuosi naturalmente, ma quindi Ade, che poi appunto è il fratello di Zeus, decide di rapire questa fanciulla che è Core, ma che poi diventa Proserpina negli inferi, cioè diventa donna negli inferi, diventandone regina in qualche modo. Quindi però, e questo è il tema della ciclicità del rapporto madre-figlia, Demetra sconfessa, diciamo, Zeus dall'andare avanti in questa sua, come dire, legge, diciamo, questo suo permesso, perché rende la terra sterile, torniamo al tema della sterilità, ma e quindi Giove è costretto è costretto a restituire la figlia per un terzo dell'anno, che è anche un mito chiaramente che ha a che fare col tema delle stagioni, perché la tripartisce, no, in qualche modo, e per dire questa indissolubilità del legame madre-figlia, che per quanto sia necessaria una separazione perché la fanciulla diventi donna, ma nello stesso tempo la figlia torna alla madre, perché se non torna alla madre in qualche modo perde completamente la sua identità. Questo è... E l'effetto generativo non si determina mai, perché non torna mai la primavera. E non torna mai la primavera, esattamente. La primavera, sì. E quindi però anche, diciamo, la generatività del sottosuolo ha senso, tant'è che poi Plutone gli fa mangiare i chicchi di melograno, che sarebbero poi appunto la fertilità, rappresentano la fertilità, e così lei è costretta a tornare, no? Quindi in qualche modo, questo per tornare poi al tema del lutto, la generatività ha a che fare con la mancanza, né l'altra faccia, perché è nel buio, è nel vuoto che si crea il desiderio, non esiste un continuum di pienezza. E questo vorrei dire, a proposito del lutto, mi sembra una cosa molto importante da dire, è che molto spesso il lutto nella nostra società, nella nostra cultura, è qualcosa che si attraversa con grande difficoltà, perché il disorientamento della perdita, della mancanza, crea una grande spaccatura, perché tutto sembra uguale all'esterno, ma all'interno appunto è il buio, e c'è una separazione totale tra interno ed esterno, che può creare una tale spaccatura, una tale scissione, che poi è appunto è la depressione, che c'è una depressione appunto che è quella generativa del buio, che però prelude alla rinascita, e c'è una depressione buio che rimane buio. E è molto importante l'accompagnamento a questo dolore, il comprendere che non si può rispiegare la pienezza nella mancanza, ma bisogna, come dire, interrogare quella mancanza, considerando che la vita per tutti noi, anche per chi non ha vissuto un lutto così indicibile come può essere quello di una maternità, continuamente siamo soggetti a perdite, no? Perdite, diciamo, della gioventù, per esempio, perdita di lavoro, tutto perdiamo continuamente, però in qualche modo la nostra cultura ci invita a mantenere sempre questo livello sul successo, sull'avere, sul non cadere, sull'essere sempre giovani, sempre perfetti, e questo può creare in chi può vivere un disorientamento così profondo come quello della perdita di un figlio, di trovarsi in un mondo che non riconosce più, che diventa deserto. Quindi l'importanza invece di accompagnare chi è nella mancanza, rispecchiando una mancanza che è nella natura delle cose,
perché è nella natura delle cose la perdita. Piccolissimo inciso, il fiore che porta Core nell'oltretomba è il narciso, ma questo potrebbe portarci a fare altri tipi di ragionamento. Certo. Parliamo invece appunto di Giovanni, che si è donato alla sua vita e si è donato anche agli altri. Tu hai parlato di questa sua passione. C'è una poesia bellissima, quella sul surreale. Se la possiamo leggere, credo che sia una poesia che rende un grande merito a questo ragazzo di aver detto le parole non solo particolarmente intense, ma molto profetiche. Alla fine, sì, è l'ultima. Sì. Ed è allora che sento il dolore, quello che brucia e non ti lascia tregua, quello che ti distrugge tutto il cuore. E mi domando, è giusto che io segua? È giusto che io cada ancora in errore? Lo spirito a questo, si sa, non s'adegua. E mentre del morir non ho timore, la mia gioia adesso si dilegua. Scarso mi trovo avvezzo al torvo male, che non so più smettere di pensare, cercando invano solo la bellezza. Questo mondo mi sembra surreale, orché perdo intero il mio respirare e mi ritrovo la mera tristezza. È molto bella questa poesia. Facciamo un applauso a Giovanni. Davanti a loro ci sono i genitori di Marco.
quello che è accaduto da allora in poi sono tante cose che sono accadute da quel giorno. Molte di queste cose toccano la vita individuale di ciascuno di noi, almeno per quel che mi riguarda, ma credo che riguardi un po' anche tutto il gruppo che ha animato quell'evento che si chiama appunto il Premio Nazionale di Poesia Marco Di Meo. Abbiamo fatto delle cose, penso che la morte non è una fine se noi da quella morte prendiamo un inizio, cioè cominciamo a fare delle cose per noi stessi, per quanto forse non ne abbiamo neanche la forza, ma anche per gli altri, perché la vita di un ragazzo, la vita di una persona, la vita è sempre un valore ovviamente, non è che la vita di Giovanni vale più della vita di un'altra persona, però la vita di un ragazzo che ha vissuto così intensamente, ha lasciato un segno così forte in noi, è anche un testimone, è anche una qualcosa che deve passare di mano in mano, deve diventare, deve fertilizzare altre vite, perché abbia un senso. In fondo il libro di oggi, che così bene Tullia ci ha rappresentato, e così bene ha letto insieme a Totti, devo dire, è proprio questo, è questa capacità di trasmetterci la voglia di fare insieme delle cose, che non abbiamo fatto fino ad ora, con Marco è successo questo. Abbiamo fatto insieme delle cose, da quelle cose sono nate molte altre cose, e ne nasceranno ancora tante altre, che andranno sicuramente molto al di là di noi, perché anche noi siamo destinati alla stessa fine che hanno avuto questi ragazzi. Perciò noi, se crediamo come crediamo, la Fondazione ne è una prova, crediamo che la nostra vita vada oltre noi stessi, e noi dobbiamo testimoniarla questa cosa con forza, perché dobbiamo lasciare un segno di quello che stiamo facendo, e lo dobbiamo lasciare attraverso la rinuncia a una posizione che è una posizione esclusivamente di tipo personale. Io penso che si realizzano delle cose, e le cose che si sono realizzate in questo premio di poesia, tu li hai fatto parte della giuria, la ringrazio anche di questo. La poesia che ha vinto il primo premio, di un ragazzo giovanissimo peraltro, pugliese credo che fosse, calabrese. Contatto o fugo? Perché tu eri a cena con lui, sì. Perciò ti è rimasto. Non anche gli amici in comune. Addirittura. Che si chiama Michele Leonetti, che è stato il primo classificato. C'è una frase che sottoporrei alle mie due amiche, che in qualche modo dedicherei anche un po' a Giovanni, e dice: i pensieri sono leggerissime ossa che posiamo sul capo di chi amiamo. A me questa frase, io non facevo parte della giuria, mi ha particolarmente colpito questa frase, non è la frase proprio finale della poesia, sono la terz'ultima e la penultima strofa. I pensieri sono leggerissime ossa che posiamo sul capo di chi amiamo. Ecco, io chiedo a voi due, rispetto a questa frase, all'idea che siamo qui per parlare di una mancanza, che è una presenza, perché mio nonno è morto nel 1993, ed è presentissimo in questa casa che era la sua casa, e continua ad essere vivo perché facciamo delle cose non per ricordare necessariamente lui, ma perché lui ha reso possibile queste cose. La generatività. È la generatività. Questa generatività non è, come posso dire, perdonatemi la forza dell'espressione, non è e né può essere soggetta al lutto. È una generatività senza lutto. E nulla della nostra condizione naturale può coesistere con questa generatività senza lutto, e noi come esseri umani abbiamo questa capacità di creare questa generatività senza lutto, di posare le ossa, le nostre ossa sul capo di coloro che amiamo, queste ossa che sono anche meravigliosa, cioè, i nostri pensieri sono questo, no? Io penso, perché tanto siamo un po' ci avviamo verso la fine, penso che a Giovanni dobbiamo rendere il merito di essere qui con noi, non solo, ma è reso possibile il fatto che noi oggi ci incontrassimo. Noi ci vediamo il mercoledì, ma ogni mercoledì ovviamente è diverso dall'altro. Il fatto che oggi ci siamo visti e che ci siano delle persone che abbiamo conosciuto, i genitori di Giovanni attraverso loro, attraverso Tullio, attraverso la poesia di Giovanni per la prima volta, e attraverso la tua guida junghiana, abbiamo conosciuto per la prima volta in questo clima della coesione, dell'armonia e della cura che ci prendiamo l'uno dell'altro attraverso questi incontri. Io penso che
questo sia un momento esemplare. Ecco, non so di cosa, perché non ti saprei dire. No, io penso che sia un scusate, ho dimenticato di spegnere il telefono. Penso che appunto sia un modo poetico per esprimere quel discorso della ciclicità, in qualche modo, che la mancanza, il vuoto e il pieno non sono altro che due facce della stessa medaglia. Quando noi ci mettiamo nella dimensione della circolarità, che è una dimensione non onnipotente, ma è una dimensione che rimane, come dire, nelle radici della terra, e quindi anche un discorso ecologico, perché ci rende non sfruttatori di questa terra. Io credo che sia molto importante, anche sappiamo il clima, sappiamo, ecco, cosa stiamo lasciando ai nostri figli, e mi ci metto anch'io, perché il futuro degli altri è il futuro anche dei miei figli, no? Da questo punto di vista, quindi interrogarci sul modo di stare al mondo, io credo che abbia a che fare con questo, cioè le ossa sono la nostra essenza, l'unica cosa che rimane, e quindi anche lasciare qualche cosa, ma se noi continuiamo a vivere questo tempo lineare pensando onnipotentemente di poter fare tutto, di essere tutto, stiamo per non lasciare nulla a quelli che verranno dopo di noi, non lasceremo neanche le ossa, quindi io la vedo così, insomma questo è un discorso che mi... Tutulia? Sentendo Cinzia, ecco, mi veniva da dire questo, che Giovanni Salemme, e questi versi ne sono proprio la testimonianza, credeva in un tempo circolare, no? Che bypassasse, ripeto, tutto quello che, di cui di solito ci nutriamo, che poi non è un vero nutrimento. E quindi la testimonianza che ci lascia, perché in questo libro è presente anche una testimonianza, forse questa sia anacronistica, di estrema gentilezza. Questa gentilezza, no, che dovrebbe esserci nei confronti delle donne. Noi viviamo un periodo in cui celebriamo una giornata, no, che condanni la violenza fatta alle donne, e invece c'è questa ricerca del bello e della gentilezza nelle relazioni. È una forte testimonianza che lui lascia, perché tu dicevi, no, che ogni opera è un testimone per chi verrà, questo è un seme che lui ha lasciato in chi lo ha letto. Ti parlo dei miei figli che lo conoscevano e hanno letto queste poesie. Non è un seme di melograno, non è un seme di melograno. È quello che dovremmo recuperare, questa gentilezza che così è proprio fondamentale nelle relazioni, ma noi non l'abbiamo. Io lo chiamo lo stato di grazia, sì. Lo stato di grazia in contrapposizione allo stato di diritto, perché penso che lo stato di diritto oramai è tutt'altro che un ruolo di gentilezza e di grazia, per cui contrappongo allo stato di diritto, che doveva essere invece anche questo alla luce della nostra Costituzione, è diventato purtroppo ben altro. Io direi due cose. La prima, prima di dare la conclusione a Emilio Motola, lo ringrazio, ringraziando della sua presenza qui con noi, della sua, anche lui, testimonianza, e la sua musica è anche un modo per ricordare Giovanni, un modo per arrivare a Giovanni, speriamo appunto con la sua grandissima, straordinaria capacità di elevazione la musica arrivi anche a questo. Volevo dire una cosa un po' più specifica, che riguarda l'ultimo incontro che faremo quest'anno, che non sarà il 19, ma sarà, sapete, alla fine della messa in paro comincio a dire quelle cose pratiche, quindi darò la benedizione. Io vedo una cosa pratica, che c'è un solo appuntamento che avremo, invitiamo anche ovviamente i genitori di Giovanni a tornare, che è quello del 19, dell'11, scusatemi. Il 18 deve esserci quello conclusivo, ma il 18 purtroppo non ci sono per ragioni di salute, e quindi l'11 terminiamo la nostra annualità, e l'annualità la terminiamo con Davide Londoni, uno dei grandi poeti italiani, anche dei grandi saggisti di poesie italiani, lo terminiamo qui da noi, e ci sarà anche una cena che facciamo, che organizziamo, quindi quelli che di voi vogliono partecipare alla nostra cena di fine anno, l'anticipiamo un po' rispetto al Natale, ma così abbiamo un po' di tempo per respirare e per qualche giorno di... Quindi vi invito a tornare per l'11 e trattenervi a cena con noi, confido appunto che i genitori di Giovanni ci siano, e credete a quello che vi dico. Maria Grazia e Carmine sanno qui, quindi se dico una cosa alzatevi e contraddicetemi, se dico una cosa che
che non è vera. Secondo me la morte, ancora più della vita, richiede un percorso. E paradossalmente è un percorso che accentua la vita, non la riduce, ma l'accentua. Cioè richiede un percorso che è ancora più marcato rispetto a quello vitale in senso stretto, quello che noi viviamo tutti i giorni. Lo richiede questo percorso ed è l'unico modo per attraversare da vivi, secondo me, la morte. Anche in questo la mitologia è straordinaria, è stato uno straordinario insegnamento. E non era ancora ingombra delle cose successive, che sono la religione, il giudaico-cristiano, tante altre cose sono accadute dopo. Però io che sono un credente dico che quella mitologia ci dava una chiave di lettura di questo percorso da compiere. Quindi vi invito a rimanere in contatto con noi, a partecipare anche ai momenti lieti, perché i distacchi richiedono anche dei momenti lieti. Il modo migliore per amare le persone è sorridere, anche le persone che non ci sono. Il modo migliore per negare, il modo peggiore per testimoniare la vita di un giovane che è vissuto così intensamente è quella di piangere solo le lacrime. Secondo me questo non è il modo di testimoniare la loro vita né di rendere loro la possibilità di vivere ancora con noi. Scusami, posso? Siccome qui c'è una persona a me molto cara, che anche lei, Maria Teresa Caporaso, forse alcuni sanno, che ha perso un figlio in un incidente stradale, e io volevo dedicare una poesia a lei, anche perché mi ha accompagnato. Dedichiamo questa poesia a lei e poi sentiamo. E anche ai genitori, anche ai genitori di Maria Grazia. Esatto, anche. Mi trovo. No, leggiamola e poi. Poi dopo, va bene, volevo. E poi sentiamo e la poi musica. Volevo ringraziare. Poi dopo ringrazio. Ma i ringraziamenti non li facciamo mai, perché noi siamo tra amici, quindi qui diventa tutta una cosa molto semplice, naturale. Sei sempre così generoso nell'ospitarmi, no, posso dire grazie. È una gioia rivederti. Grazie. Leggiamo la poesia di Dio. Allora, si intitola Memoria di madre. Dorme la madre acconchigliata nel timpano del fato. Una sola voce batte e ribatte, sponda del suo eco, scoperchiato il tempo, caduto il suo cappello. Ti ho amato, figlio, incredula, dell'evo in cui viaggiavi ed eri sempre tu, uguale a te stesso, nato ma non compiuto. Hai ancora il suo seno tra le labbra, invecchierà la saggezza, avrà le tue mani. Bene, un applauso a Cinzia, Puglia, grazie, e concludiamo con me. Thank you.
Grazie.